Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario l'editoriale di Don Arturo, a cui farà seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Il Santo del Giorno, oggi vi presentiamo la vita di Sant'Antonio Abate. La rubrica verde vi farà conoscere una pianta velenosa con foglia sempreverde, il vischio, e la lenticchia, una pianta gradevole, commestibile, conosciuta e usata già 7500 anni fa. Lo scorso sabato 9 gennaio, Don Luca Lorini ha fatto il suo ufficiale ingresso in veste di parroco nella parrocchia della Santissima Trinità di Brescia. Delia Milzani ha raccolto per noi alcuni momenti della cerimonia. Buona visione. Cari amici, da molti anni le letture bibliche durante la messa vengono proclamate indistintamente da uomini e donne, tranne evidentemente il Vangelo riservato quando c'è al diacono oppure allo stesso presbitero. Così pure l'Eucarestia, portata ai malati nelle loro case o distribuita ai fedeli durante la celebrazione. Dai ministri straordinari della comunione insieme al sacerdote. Due servizi liturgici di fatto già esercitati normalmente, anche da quelle che un tempo si sarebbero dette esponenti del gentil sesso, siano esse nubili, sposate, vedove o consacrate, e che ora potranno farlo anche in forma stabile. Dopo essere state istituite lettrici e accolite, spero che non vengano chiamate accolitesse. Infatti, lunedì scorso Papa Francesco, con il motu proprio Spiritus Domini, ha modificato il paragrafo primo del canone 230 del Codice di diritto canonico, dando così la possibilità anche alle donne che risultino idonee di assumere stabilmente i ministeri del lettorato e dell'accolitato, finora riservate tradizionalmente alle persone di sesso maschile. D'altronde, si tratta di ministeri laicali, quindi di compiti non legati al sacramento dell'ordine sacro, ma che nel servizio della parola di Dio, il lettorato, e dell'altare, l'accolitato, possono vedere impegnate persone battezzate e cresimate di ambo i sessi. Infatti, come ricorda il Papa in una lettera al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono espressioni particolari della condizione sacerdotale e regale propria di ogni battezzato, ovvero del sacerdozio battesimale distinto da quello ordinato che è specifico dei vescovi, dei presbiteri, cioè dei sacerdoti e dei diaconi. La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, cioè il lettorato e l'accolitato, che comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo, continua il Papa, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti all'opera dell'evangelizzazione, senza contare che la componente femminile è maggioritaria nella società, ma lo è molto di più nella comunità ecclesiale, sebbene non nei ruoli di vertice. L'auspicio qual è? Che l'apertura alle donne dia nuovo impulso a questi ministeri laicali, ma all'interno, ecco, di una testimonianza che si esprime in maniera intensa ed evidente nell'ambito liturgico, cioè durante le sante messe, durante le altre celebrazioni, laddove il popolo cristiano viene radunato in assemblea, viene edificato dalla parola di Dio, viene aiutato, ecco, a vivere
la fede attraverso la preghiera, il canto, la lode, l'ascolto della parola e in modo particolare la ricezione dei sacramenti. E sono proprio coloro che favoriscono, direi, questo servizio al popolo di Dio che danno un po' la cifra di quello che la Chiesa è chiamata ad essere, tutta una comunità ministeriale dove fratelli e sorelle, no, si danno questa testimonianza del servizio in nome e in forza di Cristo, sacerdote, servo dell'umanità e redentore. Stiamo a vedere quelle persone, quelle donne che vorranno presentarsi proprio per avviare la preparazione e poi chiedere al vescovo l'istituzione di questo ministero, sia dell'elettorato che dell'accolitato. Noi l'accoglieremo evidentemente con simpatia e con riconoscenza, perché nella Chiesa c'è posto e gloria per tutti, sia uomini che donne. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 17 gennaio, Sant'Antonio Abate. In parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per Doninelli Oliva, Bianchi Italo, Percivale Giuseppe e Tedeschi Giuseppina. Lunedì 18 gennaio, in oratorio alle 8, Santa Messa per Ferretti Pierino e Luigi, Silvia e Attilio. Alle 18:30, Santa Messa per Rolfi Ugo, Angelo, Stefano e Agnese. Martedì 19 gennaio, in oratorio alle 8, Santa Messa per Tondi Maria Pierina. Alle 18:30, Santa Messa per Doninelli Oliva, Bianchi Claudio e Italo. Alle 20, preghiera di lode e Santa Messa. Mercoledì 20 gennaio, in oratorio alle 8, Santa Messa per Alfano Antonio, Angelina e Luigi. Alle 18:30 Santa Messa per Mario Benvenuti, Pietro e Giuseppina. Giovedì 21 gennaio, in oratorio, alle 18:30 Santa Messa per Morbini Giulia, Suor Maria Luisa e Cappelloni Carlo. Venerdì 22 gennaio, in oratorio, alle 8, Santa Messa pro populo. Alle 15, Coroncina della Divina Misericordia. Alle 18:30, Santa Messa per Zuccelli Amelia, Bignetti Pierino, Famiglia Facchi, Famiglia Franzoni e Paola. Sabato 23 gennaio, Beata Paola Gambara Costa. Alle 18:30 in parrocchiale, Santa Messa per Nadia Manfredi, Renzo e Mari. Fava Grossa Giulia, Amelia e Antonio Daffini. Presso la chiesa dell'oratorio ci saranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 24 gennaio, in parrocchiale, alle 8 Santa Messa per Tondi Maria Pierina. Alle 10 Santa Messa per Famiglia D'Afroso, Bassini e Marchioni. Alle 18:30 Santa Messa per Fezzardi Luigi e Clotilde, Faglia Guglielmo, Antonio e Aldina. Domenica 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate. Alle 10 Santa Messa solenne. Alle 11 benedizione degli animali domestici sul sagrato della chiesa. Alle 16 incontro dei fidanzati in preparazione al loro matrimonio presso la chiesa di San Girolamo. Secondo la normativa vigente, non è possibile la benedizione delle stalle. Percorso del mese educativo Don Bosco dal titolo A tutto tondo, l'uomo, il mondo, le relazioni, Dio, per tutta la comunità educativa e per il gruppo giovani. Lunedì 18 gennaio alle 20:20, abili e responsabili, la proposta cristiana sulla persona a confronto con il nostro tempo. Con Silvano Pretosino, filosofo e docente universitario.
Lunedì 25 gennaio alle 20:20 con le mani in pasta. Laboratorio per rielaborare e fare sintesi a partire da sé, da vivere con il proprio gruppo, con una traccia di riflessione. Giovedì 28 gennaio alle 20:20 incontro formativo. Serata formativa sulla realtà dell'oratorio. Saranno presenti delle suore figlie dell'oratorio. Lunedì 1 febbraio alle 20:30 all'altezza del nostro piccolo, tra profezia e disincanto, per una rilettura del percorso, con Johnny Dotti, pedagogista e docente universitario. Gli incontri si terranno nel salone dell'oratorio in rispetto delle normative sanitarie. Domenica 24 gennaio, inizio della settimana di Don Bosco, alle 10 Santa Messa presieduta da Don Angelo Marchetti, già curato Cottolengo. Nato intorno al 250 in una famiglia cristiana, dopo la morte dei genitori tra i 18 e i 20 anni, Antonio lascia i beni e la sorella per seguire il Signore e alla scuola di un anziano monaco rimasto anonimo impara ad arricchire la sua vita spirituale trascorrendo le sue giornate nel lavoro e nella preghiera ininterrotta. Al sopraggiungere di un periodo di crisi e di tentazione, caratterizzato da lotte contro il demonio, Antonio si richiude in un sepolcro abbandonato e lì gli appaiono forme di animali feroci che lo assalgono e tentano di spaventarlo per farlo fuggire dal deserto. Poi, avendo l'anziano monaco rifiutato di andare ad abitare con lui, decide di partire solo verso la montagna, dove rimane per altri 20 anni. Ma i suoi amici lo costringono ad uscire. Così diventa il ricercato confidente della gente del villaggio, a cui offre consiglio, conforto, consolazione, riconciliando chi è in lite e mettendo pace dovunque. Presto molti vogliono imitare il suo genere di vita e si uniscono a lui. All'epoca della persecuzione di Massimino, si reca ad Alessandria per servire ed incoraggiare i cristiani incarcerati. Cessata la persecuzione, torna nel deserto, ma intanto la sua fama si è diffusa. Gli imperatori gli scrivono, vengono a incontrarlo filosofi pagani, molti gli chiedono consiglio e la guarigione. Assediato dalle folle, Antonio fugge in un luogo più isolato. Dopo una breve malattia, accortosi che l'ora della partenza è vicina, chiama i due discepoli che avevano vissuto con lui negli ultimi 15 anni e detta il suo testamento spirituale. Respirate sempre Cristo e abbiate fede in Lui. Dopo queste parole, muore il 17 gennaio 356. Fu venerato in modo particolare dal popolo, il quale faceva ricorso a lui contro la peste, contro morbi contagiosi e contro il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Il suo sepolcro fu scoperto solo nel 561 e le sue reliquie da Alessandria, dove erano state portate, passarono poi a Costantinopoli e da qui in Francia. Dal 1491 riposano presso Arles. Il vischio è una pianta sempreverde velenosa che cresce sui rami degli alberi decidui, ma anche sulle conifere come pini e abeti. Le sue piccole radici penetrano nel legno della pianta ospite, assicurandosi così un sicuro ancoraggio e consentendogli di assorbire il nutrimento dai tessuti dell'ospite stesso. La pianta, o meglio l'arbusto del vischio, ha una lenta crescita che può raggiungere anche 1 metro di diametro. Lo si riconosce dai falsi frutti a forma di bacca globosa color bianco perlaceo. Queste finte bacche contengono una polpa appiccicosa che, se ingerita dagli uccelli, non dà nessun tipo di problema. È invece tossica per gli altri animali. Ecco perché la natura ha pensato bene di farla crescere sugli alberi e ad un'altezza irraggiungibile da questi. Il vischio è usato come addobbo natalizio nei paesi nordici di montagna e falsamente gli viene attribuito il potere di portare fortuna agli innamorati che si baciano sotto di esso. Lenticchie, proteine a forma di seme. La lenticchia appartiene alla famiglia delle leguminose, Lens esculenta, cioè lenticchia,
è il nome scientifico con cui venne classificata la pianta il cui seme è commestibile. È arrivata a noi dal vicino Oriente, dove sono state ritrovate in Turchia tracce di coltivazioni risalenti a 5.500 anni avanti Cristo. Diffuse e conosciute in tutto il bacino del Mediterraneo, le lenticchie divennero uno degli alimenti fondamentali dei popoli biblici, dei greci e dei romani, e sono coltivate a tutt'oggi. Le lenticchie vanno consumate ben cotte. Le proteine che contengono sono di buona qualità nutrizionale. Una minestra di pasta e lenticchie, come quella di pasta e fagioli, rappresenta un piatto nutriente completo. Le lenticchie contengono anche vitamine del gruppo B, sali minerali, in particolare di ferro, fosforo, zinco, calcio e manganese. Le varietà verde e marrone sono anche una buona fonte di selenio. Le lenticchie essiccate si conservano per parecchi mesi in luogo asciutto, o barattoli di vetri chiusi ermeticamente. Prima di cuocerle vanno visionate, lavate e ammorbidite in abbondante acqua. Infine vanno cotte per 40-45 minuti se hanno la buccia, 30 minuti se sono decorticate. Ottime nelle zuppe, minestre e minestroni o ridotte a crema condita con buon olio. Come contorno, passate al pomodoro, danno gusto anche ai piatti più semplici. Sabato 9 gennaio, Don Luca ha fatto il suo ingresso nella parrocchia della Santissima Trinità di Brescia, accompagnato da numerosi parrocchiani che hanno voluto salutarlo e accompagnarlo. Di seguito alcune riprese dell'evento. Nelle prime immagini, Don Luca, accompagnato dal vicario generale Monsignor Gaetano Fontana e dal nostro parroco Don Arturo, entra ufficialmente nella parrocchiale in veste di parroco. Di seguito l'inizio della Santa Messa con l'ingresso di tutti i concelebranti. Dopo il saluto, il vicario generale Monsignor Gaetano Fontana procede con la lettura del decreto di nomina. Terminata l'omelia, Don Luca, nuovo parroco, rinnova lodevolmente le promesse fatte nel giorno della sua ordinazione. A Don Luca auguriamo un buon cammino. E con questo è tutto, arrivederci la prossima settimana. Eserciti, l'anima mia anela e brama, gli atri del Signore. Anche il passero trova la casa, la rondine il suo nido, presso i tuoi altari, Signore, mio Re, mio Dio, mio Re, mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Sempre cantare noi. Beato chi trova in te la forza e decide nel suo cuore. Altrove, vale più che
sulla soglia della tua casa è meglio che abitare. Altrove preghiamo. Sii benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale della Santissima Trinità in Brescia cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il nuovo parroco compie ora tre gesti, segno del suo nuovo servizio pastorale. Fa memoria del battesimo, aspergendo se stesso e la comunità che gli è stata affidata. Bacia e incensa l'altare su cui celebrerà l'Eucaristia. Riceve le chiavi della Chiesa, simbolo dell'impegno di custodire e edificare nel Signore la comunità. Aspergi il popolo di Dio e venera il Santo Altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti la Santissima Trinità, patrono di questa comunità parrocchiale. Thank you.
Signore, ti conceda di presiedere e servire fedelmente in comunione con il tuo Vescovo questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando in santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Un applauso. Ricevi le chiavi della casa del Signore, tu che per comando del Vescovo incominci oggi il tuo servizio sacerdotale in questo Tempio dedicato a Dio Onnipotente e alla gloria della Santissima Trinità, riconosci in esso il simbolo di quel Tempio spirituale, fatto di pietre vive e scelte, che lo Spirito edifica per la gloria del Padre. Amen. È un programma questo, un modo di vivere, camminare insieme. E questo è l'augurio, comunità, cammino, camminare insieme per le molte vie che compongono quest'unico cammino, incontro al Signore. Quindi a nome di tutta la comunità parrocchiale della Santissima Trinità, caro Don Luca, benvenuto. A questo punto viene firmato sull'altare il verbale dell'ingresso del nuovo parroco. Tale documento, che certifica l'impegno del nostro nuovo parroco a servire la sua comunità, viene controfirmato anche da due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e dal Vicario Generale. Thank you.
Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo amato figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di adozione, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Giovanni il Battista ha iniziato la propria predicazione con un grido: convertitevi, perché il regno dei cieli si è fatto vicino. A questo suo invito iniziano ad aderire molti giudei, che avendo deciso nel loro cuore di cambiare mentalità e comportamento e di produrre frutti di penitenza, si fanno immergere da Giovanni nel fiume Giordano. Giovanni è una persona esigente, perché Dio è esigente. Non basta il gesto dell'immersione per trovare salvezza. Non è neppure sufficiente vantare la propria identità di figli di Abramo. No, occorre un modo di vivere che mostri la volontà di non sottostare più all'ingiustizia. Occorre un modo di vivere che ci faccia vedere che abbiamo cambiato vita. Allora i nostri peccati saranno perdonati. E mi sono chiesto: chi crede ed accoglie questa predicazione di Giovanni? Non i sacerdoti impegnati nel Tempio, non gli scribi impegnati a studiare la legge, ma donne e uomini visibilmente in stato di peccato. Una fila di persone, possiamo dire oggi segnate a dito, che vanno al Giordano dal Battista. E in quella fila di uomini e di donne si mette anche Gesù. Azione scandalosa per il tempo. Gesù non ha vergogna di mostrarsi tra di loro, si fa con loro, chiedendo a Giovanni di essere immerso nel fiume Giordano. Qui, oggi, viene anticipata quella giustizia più grande che Gesù è venuto a portare, la giustizia di Dio, che non è quella degli uomini,
anche se la nostra giustizia ne è un frutto, con cui Dio intende realizzare in Gesù Cristo la sua misericordia verso ciascuno di noi, verso tutti noi. Intende in Gesù Cristo dare compimento al suo disegno universale di salvezza. Gesù inizia il suo ministero pubblico con questa immersione. Inizia il suo ministero pubblico in solidarietà con i peccatori, con l'umanità ferita, in un movimento di abbassamento e di umiltà. Gesù è sempre in un cammino di vicinanza a noi, per innalzare ciascuno di noi alla dignità dei figli di Dio. Lui si è abbassato per fare grandi noi. E proprio nel momento di questa immersione, in quell'acqua carica delle fragilità e dei peccati di tutta l'umanità, la voce di Dio Padre si fa udire. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Dio voleva vedere Gesù, il suo figlio, fatto uomo proprio così, proprio lì in mezzo agli uomini e alle donne che hanno bisogno di lui, e proprio in quell'atto di immersione, di abbassamento, lo ha riempito dello Spirito Santo. Nel battesimo di Gesù ci è dato di cogliere allora l'unità della salvezza in Dio che opera attraverso il Figlio Gesù Cristo, conferendogli tutta la potenza dello Spirito Santo. E questa festa dell'immersione, del battesimo di Gesù, è per noi memoria di un'immersione che sta all'inizio del nostro cammino, della nostra vita cristiana, il nostro battesimo, e al contempo memoria di quella voce di Dio rivolta a ciascuno di noi: tu sei mio figlio. Ognuno di noi è figlio di Dio, ognuno di noi è luogo della grande gioia di Dio se resta nel cammino di conversione, in un cammino di ritorno a Lui. Ognuno di noi è luogo su cui scende e riposa lo Spirito Santo. Questo dovrebbe aprire il nostro cuore, la nostra vita alla speranza e alla gioia, che in mezzo alle tante vicende liete e tristi della nostra vita, Dio riposa in noi con il suo Santo Spirito. È così che possiamo sentirci comunità cristiana, capace ogni giorno di gridare Abba Padre, comunità cristiana capace di respirare lo Spirito Santo, che ci rende tutti uno, anche nei diversi percorsi, nei diversi carismi, al servizio della Chiesa. È lo Spirito che ci renda tutti uno. Il battesimo di Gesù rivela che lo Spirito Santo è sceso su di Lui e lo abitava con la sua grazia. È questa grazia che abita ogni cristiano, ciascuno di noi, dal giorno del battesimo. Grazia nascosta, che tuttavia non cessa di mostrarsi efficace nella vita di ciascuno di noi, nella nostra vita. Una grazia, e qui l'abbiamo sperimentato, più forte del peccato e, come vedremo un giorno, più forte anche della morte. Siamo ora chiamati a seguire in silenzio la professione di fede che il nostro parroco fa davanti al Vicario Generale e a noi, sua comunità. È atto significativo e solenne che noi sottoscriveremo al suo termine con un amen convinto e corale. Io, Don Luca Lorini, credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Amen. Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o trasmessa, e che la Chiesa sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina, che riguarda la fede o i costumi proposti dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendono proclamarli con atto definitivo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hosanna nel Altissimo. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutto. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Questo è il sacramento della nostra fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo Figlio unigenito per chiamarci ed essere realmente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Don Luca carissimo e tutti voi, permettete due ricordi personali. Fine anni 60, entro in seminario, il liceo incontro Don Secondo Moretti, insegna storia dell'arte con uno stile del tutto personale, frizzante, moderno, coinvolgente. Durante la sua ora, il lunedì mattina, ci racconta spesso del ministero festivo a Cadimarco. Per i due che non lo sanno, è dalle parti di Gottolengo. È entusiasta della bella umanità che incontra nella minuscola parrocchia all'estremo sud-est della diocesi. Chiesa di tradizione che coltiva la fede laboriosa e felice dei buoni passaioli. Ci ritroviamo negli anni 70, lui parroco alla Trinità, io curato al villaggio prealpino, stessa la zona di Brescia Nord. Mi parla di una chiesa nuova, quella dell'innovazione con la proposta del cammino neocatecumenale. Resto colpito dall'entusiasmo di sempre e mi dico: Don Secondo quanto ama la Chiesa di Cristo, la sposa sempre meravigliosa, perché continua a credere che l'amore di Dio è garanzia di salvezza sempre in atto. Tradizione e innovazione. Don Luca, per 10 anni abbiamo vissuto insieme la stessa letizia di favorire una chiesa così. Da oggi continui qui, degnissimo successore di un Don Secondo e di Don Elio. Hai nel tuo ministero di parroco la perla preziosa del Regno dei Cieli. Tieni aperto lo scrigno del tuo servizio. Offri a tutti e sempre la ricchezza della grazia che illumina, consola, riscalda i cuori, perché rende nuove tutte le cose. Buon cammino, Don Luca. Il mio modesto intervento non è così articolato come quello del caro Don Arturo, perché sono stato preso alla sprovvista, quindi do parole ai sentimenti che porto dentro di me, certamente di riconoscenza,
Tonellio per tutto quello che ha realizzato in questa particolare comunità e gli auguri, ecco, da parte dei presbiteri, dei sacerdoti che vivono, ecco, questo grande territorio che è la città e l'Interland, per la tua presenza, per il tuo servizio, soprattutto per il sì che hai detto con slancio, con generosità al Vescovo, perché sappiamo che, ecco, questo mettersi nelle mani della volontà, del progetto di Dio che passa attraverso il Vescovo, è un cammino di santità. Ti viene affidata questa comunità parrocchiale che ha tutte, appunto, le caratteristiche e la vocazione di essere una parrocchia, ma anche al suo interno e negli anni si è costituita questa irradiazione e questa, così, sollecitazione, questo invito, questa forza che nasce dal carisma del neocatecumenale, ecco, questo sguardo particolarmente attento e intenso proprio al dono, il grande dono del battesimo e poi a tutto il grande cammino della mistagogia. Ecco, che il tuo ingresso avvenga proprio qui in questo giorno in cui celebriamo il battesimo del Signore non solo è voluto, ma certamente rientra dentro questo progetto che tu vuoi alimentare e aiutare i fratelli e sorelle perché crescano sempre di più nella loro adesione a Cristo. Oggi noi celebriamo la seconda grande unzione di Cristo al Giordano, quando lo Spirito Santo ha reso la sua vita, la sua corporeità, la sua carne, questa carne che si è fatta, questo uovo, questa carne che è entrata dentro la storia, questa carne divina predisposta per la risurrezione, per la Pasqua. E quindi questo cammino, appunto, che ti è offerto di santificazione con le persone con le quali camminerai in modo particolare, ecco, sia rivolto, tenga lo sguardo orientato verso il mistero pasquale, in modo che raggiunga, ecco, le profondità, ecco, del nostro cuore, del tuo cuore, della tua vita e soprattutto della vita di tutte le persone che incontrerai. Ecco, buon cammino. Ho lasciato i ringraziamenti alla fine per tenere l'omelia ed ora cerco di esprimere quello che in questi giorni ho provato pensando a ciascuno di voi. Ringrazio e benedico il Signore della vita e della storia per questo cammino che iniziamo insieme nel nome della Trinità Santissima. Mi inserisco e ci inseriamo in un cammino di tradizione, di Chiesa diocesana, di riscoperta del battesimo, in altre parole in un cammino di conversione. Il mio ringraziamento a Monsignor Vescovo, a Monsignor Vicario Generale che ha presieduto la parte iniziale di questa celebrazione e i membri del Consiglio Episcopale presenti per la fiducia e la stima nell'affidarmi questo servizio in questa chiesa parrocchiale. Ringrazio tutti i presbiteri concelebranti e i diaconi presenti. Tonelio, grazie per aver guidato la comunità parrocchiale in questi anni. E affidiamo insieme al Signore della vita Don Francesco Ziglioli, primo parroco, e Don Secondo Moretti. Ringrazio i miei compagni di messa e di seminario per la vicinanza e per il dono che mi hanno fatto. Grazie di cuore a tutti voi confratelli nel presbiterato, perché qui si vede l'immagine bella della Chiesa, noi con i nostri fratelli laici. Ringrazio per la preghiera e la vicinanza sincera le comunità religiose presenti nel territorio di questa comunità parrocchiale. Ringrazio le monache della Visitazione, con le quali ho pregato
prima di iniziare questo mio ingresso, le suore ancelle della carità e i frati francescani. Ringrazio per la loro presenza le autorità civili, per il comune di Brescia il dottor Federico Manzoni e per il comune di Dogottolengo c'era il sindaco, il dottor Giacomo Massa, ed ora degnamente rappresentato dal vice sindaco Giuseppe Sormani e dagli altri componenti della giunta. Ringrazio e benedico quanti hanno reso possibile e bello questo momento di chiesa, i componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, le comunità del Cammino Neocatecumenale. Oggi non succede niente a caso, è anche il compleanno di Chico, mi sembra di ricordare, 82esimo compleanno. Il gruppo degli scout che usa gli ambienti di questa parrocchia si sentano a casa. Iniziamo insieme questo tempo sicuri che è Dio che guida e sostiene. A noi il compito di gareggiare nello stimarci a vicenda. Ricordo e ringrazio con affetto e stima gli amici di Gottolengo, quelli che sono qui dentro e quelli che sono nel salone giù, mi dicono, tanti giù. Don Arturo e gli altri confratelli di quella comunità parrocchiale, Don Nicola, Don Osvaldo, Don Lorenzo, il diacono Giuseppe. Mi avete accolto sacerdote novello, non nel 91 come ha scritto Don Elio, perché avevo solo 13 anni lì, ma nel 2009, dopo la mia ordinazione. E oggi mi siete vicini. Benedico e ringrazio le tante donne, gli uomini, i ragazzi che in queste settimane mi hanno aiutato nel preparare la casa dove abiterò nei prossimi anni. Ringrazio e lodo il Signore per i miei cari genitori, per la mia famiglia e gli amici presenti. Grazie per il sostegno, la stima e la vicinanza. Non posso non ricordare oggi la mia cara nonna Maria e altri parenti che per motivi di salute o per causa di questa pandemia non posso essere qui presenti. Affido al Signore della misericordia tutti i miei cari defunti. Grazie a tutti e a ciascuno. Vi abbraccio e vi benedico. A me stesso e a voi tutti chiedo di metterci alla scuola della Trinità, ci renda Chiesa capace di una giustizia più grande, capace di misericordia verso tutti e capace di aderire con libera volontà al suo disegno universale di salvezza. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo sguardo e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Maria, e benedetto il frutto, Maria, il frutto del tuo seno, Gesù. E come mai
che appena ho sentito la tua voce qualcosa si è mosso dentro di me. Il mio bimbo ha esultato di gioia.